Scegli le tue relazioni. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dall'Eterno. Chi ha molti amici li ha per sua disgrazia, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Proverbi 18, 22-24. La Bibbia fornisce vari suggerimenti per le nostre relazioni, perché sono una parte importante della nostra vita e dobbiamo quindi imparare a gestirle con saggezza. Avere buone relazioni equivale a ridurre in modo significativo i conflitti che possono insorgere. I versetti di oggi ci parlano della moglie, benedico il Signore per Stefania, e degli amici, pochi ma buoni. Ma attenzione, scegliere con cura gli amici non ci eviterà del tutto i conflitti. Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Proverbi 27, 5-6. In effetti, chi ti vuole veramente bene non ha paura di confrontarsi con te per guidarti nella giusta via. Tu preferisci un amico che ti accompagni nella direzione sbagliata oppure un amico che ti mette in guardia, anche se difficile da accettare. Il vero amico non è il primo, ma il secondo. Il vero amico è colui che non teme di mettere a repentaglio l'amicizia pur di evitare all'altro dei guai. Non tutti i conflitti, quindi, vengono per nuocere. Se il conflitto scaturisce dall'amore e dalla verità, porterà sicuramente qualcosa di positivo. Domani continueremo la serie su come gestire i conflitti, prendendo come riferimento Romani 14. I conflitti non sono per forza negativi. Dio ti benedica grandemente. Grazie di esistere. Emmanuel Go.